Ma buondì a tutti, amici di Doppia Frizione. Siamo tornati in questo vlog, possiamo chiamarlo così? Sì, dai, cioè, nel senso, io comunque vi parlo un po' di quello che è successo su questa vicenda che vi andrò a raccontare. Allora, mettiamo in chiaro che le mie intenzioni non erano quelle del video che andrete per vedere. La sfiga mi è da inizio anno che continua a perseguitarmi tra l'auto nuova, la Latina, tra il Clio, le Madonne che non ho tirato per tutti i soldi che ho speso su queste cose. Però che ci dobbiamo fare? Cioè, i capelli che devo tagliarli e sembro Fonzi. Comunque, adesso vi farò vedere un video che ho girato nel mentre stavo facendo un mio solito girettino, tanto per sfogarmi un po'. E però sono stato un po' stupido. Adesso lo vedrete. In quell'istante ho visto. Adesso non so se riuscirò a mettervi il momento giusto in cui la Bravo, ripartendo, non aveva abbastanza spinta, quindi ha messo in prima, ok? Vedendo che la Bravo, aveva messo la prima marcia, ho detto, ok, io sono in terza, la sorpasso, sì, c'è una curva dopo, però non dovrebbe essere un problema. Il problema è che non ho calcolato che la curva dopo era un po' stretta, no? E sì, non è successo praticamente niente, anzi, comunque la macchina dietro andava piano, ho detto, vabbè, lo facciamo anche se non si potrebbe, no? Però voi non fatelo, porca puttana, io dopo sta cosa, che adesso vi andrò a raccontare, non lo farò mai più in tutta la mia vita, perché adesso vi farò vedere un altro filmato. Ecco, come avete potuto vedere, mi hanno fermato perché erano dei carabinieri in borghese. E contate che io sono arrivato su ad Europa, mi sono fermato un attimo, sono ripartito perché dovevo raffreddare il motore, dovevo vedere dei particolari del motore. Dopo essere ripartito mi ritrovo la Bravo, la stessa Bravo come potete vedere dalle due immagini, con la paletta di fuori e che mi fermano e io tipo ho detto boh. Ciao, patente dopo sta cazzata. Però questi carabinieri mi sono stati molto, come si dice, molto di parte. Cioè, non so come posso dire. Si sono fermati, mi hanno chiesto come mi chiamavo, dove abitavo. Non mi hanno chiesto i documenti, non mi hanno chiesto niente perché probabilmente erano in borghese, quindi stavano solo facendo un giretto sciallo. Mi hanno detto solamente che se devi fare minchione, fallo senza far male ad altre persone. Io in quel momento non ci stavo pensando, infatti ho fatto quel bruttissimo sorpasso. Comunque, dopo questa vicenda, ho continuato per la mia strada nel tracciolino. Dopo 1,5 km, roba del genere, mi ritrovo in questa situazione. Metterò un altro spezzone qua. Ok, era un signore sulla sessantina, 65 anni, con un BMW gigantesco che aveva fatto manovra per girarsi, il poverino era finito in un fosso. Ah, Madonna, siamo rimasti lì una mezz'oretta più o meno a cercare di capire il punto esatto dove poter tirare la macchina su, soltanto che è un BMW da una tonnellata e mezza, cioè nel senso io con il 106 non ci ho neanche provato perché sarebbe stato inutile. E allora lì abbiamo detto, ok, visto che prima
Ho visto i carabinieri che mi hanno fermato. Aspettiamoli un attimo, chiediamogli se possono chiamare su un Land Rover 4x4 a tirare su sta povera macchina. Allora sono arrivati molto con calma, abbiamo chiamato i carabinieri con Land Rover, che non era la forestale ma era proprio i carabinieri con Land Rover. Sono saliti, l'hanno tirato fuori senza problemi, come potete vedere dai video. Siamo andati via tutti felici e contenti, quello col BMW che non ha spaccato niente. I carabinieri se ne sono andati via ovviamente tranquillissimi, io me ne sono andato tranquillissimo. Il video è finito, ditemi cosa ne pensate delle minchiate che ho fatto. E niente, ci vediamo a un prossimo video.